finito di far l'amore la porti sotto casa, capisci? C'è quella che ha gradito, che con i vetri appannati col dito sul vetro ti scrive e quella invece che mentre scende piange. Non ho capito. Amore, non c'è campo, se ti giri un po', che probabilmente abbiamo due motori di diversi, tu hai Vodafone, io un cretino, che poi hanno la borsetta di questa dimensione, dentro c'è il citofono, lo sdraio, le chiavi di casa sono sempre ultime in fondo, tu per galanteria stai sotto lì ad aspettare che lei apra il portone, ci mettete l'ora, comincia dal portone, ma tu vai, ciao Tato, vai, non ti, vai, non ti preoccupare, e tu dalla macchina dici vai, vai tu, vai, vai a fare, vai. Lei il giorno dopo ti chiama, perché tutta la notte riflette, ti chiama e diventa come l'esorcista, pronto, ti esce il verde dal telefono, gli gira la testa, io ho bisogno di certezze, di garanzie, capito? È 4 anni che stiamo insieme, sono stufa di continuare che mi porti a mangiare la pizza al cinema e poi mi porti a casa, prendiamo una casa in centro in affitto a Milano, l'ho vista io, 220 metri quadri, 6.800 euro al mese, questa la paghi tu, vabbè, ho visto un divano da mettere in soggiorno della Chateau d'Ax, de Moët-Chandon, de Champignon, de Guy Laroche, 4.300 euro, questa la paghi tu, io guadagno 1.200 euro al mese, non so se ce la facciamo, però ce lo dici tu, proviamo, perché noi maschi ci spaventiamo alla convivenza, perché siamo dei mammoni. Finché abitiamo a casa con la mamma era il massimo, io tornavo alle 3 del mattino, camicia sudata dalla discoteca, aprivo la porta del bagno, la vasca là in fondo, prendevo la camicia, via, le scarpe una in balcone, l'altra aprivo la stanza dei miei genitori, pum, in testa mio padre, lui prendeva la scarpata, toccava a mia mamma e gli faceva, è tornato. Andavo a fare la pipì tutto sull'asse apposta così, nessuno mi diceva niente. Mi svegliavo la domenica all'1, avevo il menù, arriva mia mamma, prego, 3 primi, 3 secondi. Mio papà col carrello dell'enologo, buonasera, prego. Da quando convivo mi sono accorto dei piccoli prodotti per la casa e di come è cambiata la mia tutela. Un giorno ero in doccia, stava finendo lo shampoo, apro un po' lo sportello e dico, amore, cosa c'è? Ammazzo qualche giorno. Mi dai un po' del tuo shampoo? Ma sei cretino? Ma lo sai che uso Kerastase con i micrograni radioattivi indiamantati della Valchiria? Per la ricrescita naturale del bulbo. Cazzo, lo diciamo, il mio dov'è? Là nell'armadietto dei detersivi. Dietro l'asta limone c'è testa nera da 2 litri con le ortiche morte dentro, costa 80 centesimi. Signora, non ride che io avevo una testa come Branduardi, me ne sono rimasti 28. Parliamo del riparto dell'igiene orale. Lei ha uno spazzolino della Oral-B che cambia ogni settimana, costa 16,80 euro. Il suo dentifricio Blanks, che quando ride, ding, gli viene un diamantone proprio. Sorride. Parliamo del mio settore che cura lei. Io ho 2 spazzolini da 4 anni, ho sempre gli stessi. Uno ormai è un mocio vileda. C'è solo la plastica. Il dentifricio me lo comprerei, si chiama Tartorex. È un tubo di queste dimensioni, che se lo apri al mattino, per riaprirlo alla sera ci vuole il pappagallo dell'idraulico, perché si forma la pasta abrasiva che non riesce a aprirlo. Mi ferma in soggiorno e mi fa, devo parlarti. Ho detto, strano, è 3 anni che non mi rivolgi la parola, dimmi, con quale dei 2 spazzolini tu ti lavi i denti? Ho detto, amore, non lo so, una sera prendo uno, una sera prendo l'altro. No, perché con uno dei 2 mi sono sempre dimenticata i denti che tiro via la cacca e il calcare dai sanitari. Il giorno dopo prendo appuntamento al dentista, mi fa, si sdrai, apra, chiuda, non c'è più un cazzo da fare, chiuda. Signora, come si chiama lei? Come si chiama signora? Lei? Pierina. Lui? Si ricorda il nome del marito, sì. Claudio, io mi ricordo, i primi tempi che convivevamo, bastava che la vedevo, che lei entrava in bagno per caricare la lavatrice, sai, la posizione era questa, mi arrapava, mi chiudevo in bagno, su, facciamo l'amore anche per 1 ora e 15 minuti. Adesso la stessa cosa, dopo 16 anni vedo che ogni tanto sta per mettere i panni nella lavatrice, vado da dietro, pum, gli do un calcio al culo, la butto dentro la lavatrice. La e lei dentro la lavatrice, fammi uscire!
sono cambiate le situazioni, all'interno della casa è cambiato veramente tutto. Non parliamo per quanto riguarda il mangiare, mia mamma era bravissima, anche la mia donna è brava, con i quattro salti in padella, che non ho niente da dire, solo che lei non lo scongela. L'altro giorno mi ha portato una palla di ghiaccio, ho detto, che cazzo è? Soffia, c'è il caciucco. Io per mezz'ora, col fiato così. Quando abitavo da solo, era al massimo, mi ricordo, spegnevo le sigarette sul muro, così, apposta. Una volta c'era talmente tanto disordine a casa mia, signora, sono venuti gli zingari a rubare, hanno rimesso a posto tutto. Non sapevano da dove cominciare, hanno detto, qui è già stato qualcuno. Situazioni che si vengono a creare all'interno della coppia. Quando facevamo l'amore, i primi tempi, io mi ricordo, allora, lei già in ascensore, mentre sali cominciava, stasera, poi mentre schiacci si trasforma, comincia, tu capisci, quindi arrivi a casa, c'è proprio la situazione predisposta a, dopo 16 anni, ogni tanto mi dice, stasera voglio fare l'amore, tu la vuoi, sei sicuro, proprio convinta, che addirittura lui si gira e dice, dobbiamo veramente? Lei dice, vado in bagno. Intanto noi ci mettiamo il pigiama, quello di Ciniglia, sai no? Che sembriamo Robocop in casa quando fai le scintille, quando cammini fai le scintille dappertutto. Lei sta in bagno 20 minuti, lui in quel momento ti guarda, proprio lui dice, oh, io non ce la faccio più. Che tu col cervello dici, ti prego, resisti ancora 10 minuti, speriamo che esca, facciamo quello che dobbiamo fare e poi buonanotte a tutti. Ti arriva intanto la bavetta, quella che ti stai addormentando, si apre la porta del bagno, esce lei, ha una vestaglia che sembra che non abbia i piedi, cammina così, davanti gli orsetti e dietro i crisantemi. Poi adesso arriva il periodo delle vacanze, signora Pierina, dove andate in vacanza? Qua siete qua in vacanza, giusto? Che domanda del cacchio ho fatto. Perché è la donna che prepara la valigia in casa. La mia, anche se stai via una settimana, fa una valigia di queste dimensioni, con una cerniera così per chiuderla. Per te prepara lei la valigia, un sacchetto dell'S lunga, con dentro due infradito, tutte e due dello stesso piede. Che tu la prima settimana arrivi al villaggio, non sai... Dici, giri un attimo che prendo la direzione giusta. Arrivi in spiaggia, lei apre il suo asciugamano. 100x228. Gli dice, amore, il mio, quello da bidet, sai quello piccolino? La crema, la sua Bilbody Cadei che rimane abbronzata fino a maggio dell'anno dopo. Dico, amore, mi dai un po' della tua? Ma tu sei un cretino, t'ammazzo! Non posso! Perché la mettono proprio... E poi addirittura se ne rimane un po'. È buona, la mangiano nel pane, se la fanno nel pane. Dico, la mia, no, la prep, sai che tira fuori la prep. La prep se la mette ad agosto, fino a dicembre non viene via neanche con lo spazzolino da ferro. Torniamo al reparto. No, poi la donna quando va in vacanza si porta 71 costumi, ogni minuto entra in cabina si cambia, con le perle, tibrato, zegrato, intrimpantato, mezzo aperto con la pancia, intero, piccolo, perizoma, zitrantane, tutto. Io da 16 anni ho sempre lo stesso rosso, che da quanto è diventato piccolo, giro per la spiaggia con un coglione fuori. L'altro giorno il bagnino mi fa, guarda che è un coglione fuori, gli ho detto, no, è una zanzara. Quando abitavo con mia mamma, la doccia, potevo farla tutti i giorni, dicevo, mamma faccio la doccia, amore fai quello che vuoi. Potevo fare l'acqua, avevo il trampolino montato, proprio mi buttavo a bomba così. Avevo un accappatoio spesso così di spugna, così di PF, Pucci Family. Da quando convivo dico, amore posso fare la doccia, ma sei cretino? Che se esce l'acqua viene sul parquet. Ma il parquet è in soggiorno, siamo in bagno, c'ho le piastrelle, cazzo, l'onda anomala, arriva fino in fondo là. Totale, per non farla arrabbiare, mi chiudo dentro la doccia, mi sigillo col silicone, sembro Houdini, sto dentro tutto così, con l'acqua fino a qua. Meno male che ogni tanto arriva qualche condomino con l'ascia, spacca il vetro e mi libera. L'asciugamano che mi propone lei è talmente infeltrito che quando esco per asciugarmi sembra che sono caduto in moto, ho tutte le scoriazioni dappertutto. Sai quello rigido, tutto il sangue esce dappertutto. Il problema all'interno della coppia è determinato da un sacco di situazioni che nessuno ha il coraggio di raccontare neanche al tuo migliore amico. Per esempio, quando tu, dopo 32 anni, Pierino, no, Pierina è lei. Pierino. Claudio, lei ha il giorno di libertà? Esce quando esce? Mai, quindi il giorno di libertà è quello. Scusi, lei... È presto, non l'avete ancora il giorno di libertà, cioè. Prego?
Italiano, capisci l'italiano? Sì, sì. Vedo quella coppia dietro, Shrek e la sua signora là dietro. Siete insieme da tanto? Uguali? Stessa coppia, cioè vi... Ha il giorno di libertà lei? Quando vuole lei. Ma lei, dico, di qua. Vedi che non capisce. Può convivete? Ah, ma lei può uscire quando vuole? Sicura? Cioè lei non la femmina, lei come... Le sto dando del lei a lei. Ok. E lei, signorina, è convinta di quello che sta dicendo lui? Cioè lo fa uscire quando vuole. Pronto? Sì. Perché tu dopo un po' gli dici, amore, stasera posso uscire? Lei dice, perché? Cosa c'è che non manca di noi? Amore, c'è che tutte le sere, Elisa di Rivombrosa, Amici, il meglio di Amici, una sera fammi uscire. Dove vai? Vado a giocare a calcetto. Sì, ma alle 9 vieni a casa. Ma la partita comincia alle 9:15, almeno un tempo fammelo fare, poi la doccia la faccio in macchina, ma un tempo fammelo fare.